puoi metterla di più, e quindi appena poi apri, schiaccia il pulsante, fa un bel dolore la panna, risulta molto migliore. E infatti è così, e quindi molte, adesso posso guardare, fanno stesso, in tanti hanno questo processo del dotto, che potrebbe essere anche chiamato diversamente, non lo studio di Diadotto, che è il nome corretto definito. Ma il dubbio è questo processo del dotto che ci dà in pista, non è che poi quando ci prendiamo una moneta di incensione, che è una mangiata a fine pasto di panna, frago con panna tipico, ci attiviamo, questa è una domanda legittima e che qualche persona ha sottoposto. Allora, magari arrivando in realtà della questione, magari non si pongono anche correttamente la questione di sicurezza di queste domande, perché se uno dice non posso bere alcol quando guido, no? Il camionista ha alcol zero, no? Quindi, ma magari mangio la panna sulle fragole, magari ho un effetto anestetizzante, anestetico, stordente, uno sportivo, quindi è giusto forse anche come pensare più male. Uno sportivo, per esempio, i farmaci c'è sempre il pallino antidoping. Quindi qui viene l'aiuto il clinico che deve fare dei ragionamenti, e qualcuno userebbe questa parola che spaventa tantissimi studenti stereotipici, stanno parlando di questo spavento, ma dei conti semplici. Esiste uno studio, adesso la torre di Pamela, allora esiste uno studio, c'è un'organizzazione molto seria degli igienisti americani, anche qua multidisciplinare, sinergica, biologi, igienisti clinici, medici, che studia un po' l'effetto sull'uomo dei vari